Tra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale che si è tenuta ieri a Rivarolo Canavese, la determinazione della Tari per l'anno 2017. A spiegare il punto, l'assessore Francesco Diemoz. Devo approvare la tariffa Tari che sostanzialmente nei suoi termini completi rimane invariata rispetto a quella dell'anno scorso, si attesta a 1.816.000 euro erotti, partendo da un valore suddivisione di quello che è l'ammontare del capitolato di Capo Tecnoservice di tutti i 52 comuni dell'area, che sono di 8.035.000, sì, esatto, che dà una suddivisione pari a 1.736.000 per il comune di Rivarolo, al quale poi vanno aggiunti ovviamente tutti i costi interni al comune, dalla bollettazione alla cosa del personale, eccetera, che fa sì che questa tariffa sostanzialmente, sia una cosa positiva, rimane invariata rispetto allo scorso anno. Replica del consigliere di Rivarolo Sostenibile, Marina Vittone, sulla ripartizione dei coefficienti tra utenze domestiche e commerciali. Questa credo sia una strategia politica vostra, non so se già l'anno scorso era così, forse avevamo già discusso in quel senso. Avete scelto di attribuire il costo totale del servizio al 50% rispetto alle utenze domestiche e al 50% sulle utenze non domestiche, quindi facendo ricadere in uguale misura la tariffa sia sulle famiglie che sulle categorie merceologiche. Mi chiedo, è stato fatto un ragionamento in tal senso per vedere se era possibile un riparto diverso, cioè agevolando le famiglie e i cittadini, considerando il fatto che naturalmente già i costi relativi ad una casa di proprietà o in affitto sono tanti. Magari sarebbe stata più gradita dai cittadini una scelta che caricasse magari meno le utenze domestiche. Alla replica ha controbattuto Diemoz, sottolineando di non voler andare ulteriormente ad incidere sulle tariffe dei commercianti. Per quanto riguarda la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, che noi l'abbiamo impostata al 50% come l'anno scorso, abbiamo ritenuto qualcosa di congruo e di equo, e abbiamo fatto delle previsioni con dei riparti diversi, cioè 60-40, 70-30, eccetera, eccetera. Ed è vero che una ripartizione più, diciamo, una percentuale spostata più sulle utenze non domestiche dava dei vantaggi al cittadino, che sono tanti sostanzialmente, quindi sono un numero maggiore, quindi avrebbe avuto delle diminuzioni termini percentuali piccole, mentre invece sull'utenza domestica, non domestica, noi abbiamo delle utenze che oggi spendono veramente tanti, tanti, tanti soldi, bar, ristoranti, negozi, eccetera. Quindi io francamente abbiamo fatto questo tipo di previsione, ho fatto dei ragionamenti, non me la sono sentita di andare a ricaricare, perché poi basta anche solo una piccola percentuale spostata da una parte all'altra, aumenta subito l'ipotesi, avevamo fatto una pizzeria piuttosto che un ristorante, adesso non mi ricordo più, aumenta in modo considerevole, mentre invece questa ci sembra una percentuale ragionevole che non vada in un momento economico di questo genere qua a compromettere alcune attività di tipo commerciale. L'unica interrogazione della seduta è stata presentata da Marina Vittone e riguardava i mercati agricoli. Allora, l'interrogazione è finalizzata a conoscere, a capire se l'amministrazione comunale intende adottare una progettualità specifica e diciamo una strategia economica per promuovere le tipicità locali, la filiera corta, le eccellenze agroalimentari che noi abbiamo sul territorio comunale che ha, soprattutto nelle sue frazioni, un'assoluta vocazione agricola e quindi si presta per la valorizzazione di interventi di promozione della filiera corta delle eccellenze enogastronomiche. In riferimento al mercato di Campagna Amica, oggi il mercato risulta ridotto a due soli operatori, anche considerando il fatto che alcuni produttori comunque partecipano al mercato con prodotti stagionali. Pertanto in alcuni mesi non possono essere presenti, tuttavia l'esiguo numero di produttori presenti rende il mercato poco competitivo, quindi non appetibile, non fruito dal pubblico. A
rispondere l'assessore al commercio Claudio Leone. Iniziamo dal mercato della pandemia. La nostra amministrazione ha fatto una prima prova sperimentale durata 6 mesi in collaborazione appunto con Coldiretti denominata pandemia. Devo dire che come tutte le sperimentazioni ci si aspettava qualcosa di più, sicuramente concordo con voi che quando si parte con un progetto si hanno ambizioni maggiori, però ahimè il momento commerciale non è sicuramente dei migliori come tutti vediamo. La nostra amministrazione, pur sapendo che una location magari un pochino più defilata dal centro poteva avere qualche problema in più, ha voluto lo stesso insistere per allargare quella che è l'area commerciale di competenza del nostro comune, altrimenti si poteva partire da subito con delle posizioni o delle location più consone a un flusso maggiore. Per quanto riguarda invece il mercato di Argentera, vale il discorso fatto per prima, il mercato di Vesignano purtroppo non si sono avuti operatori interessati, voi perché il giorno magari sono già occupati, impegnati su altre piazze, i pochi imprenditori commerciali che sono rimasti e magari sperano di fare incassi maggiori in altre situazioni, posso pensare, mentre invece per quello di Argentera sono rimasti due temerari che sicuramente noi cercheremo di aiutare il più possibile e incoraggiare chi vuole venire in un mercato importante come quello per noi delle frazioni, perché per noi è importante sulle frazioni farle rivalorizzare, digitalizzare. Un ultimo ricordo il problema delle poste, la nostra amministrazione si è spesa per cercare di non togliere, ma anzi di incrementare il più possibile i servizi, purtroppo ahimè con le possibilità che abbiamo, non è che purtroppo abbiamo dei bilanci che ci permettono degli investimenti cospicui, purtroppo dobbiamo fare i conti come in ogni cosa con i soldini, come si dice, e purtroppo sapete che le nostre risorse economiche sono vincolate, quello che tutti sapete, pertanto l'investire dei denari pubblici in determinate situazioni ci vede un pochettino attenti. Non soddisfatta, il consigliere Vittone ha classificato la risposta disarmante. È disarmante! L'importante è che sia stato chiaro. No, è stato purtroppo molto chiaro nell'evidenziare la mancanza assoluta di una progettualità, la mancanza assoluta di un'iniziativa verso gli operatori, perché non è che il comune deve stare lì ad aspettare che gli operatori arrivino, deve fare una politica di proposizione. Cioè, questo albo, anche se non è stato istituito dalla vostra amministrazione, certo, nel 2006, però è una cosa positiva, una delle poche che aveva fatto l'amministrazione, devo dire, e sarebbe da riprendere, sarebbe da vedere disciplinare. La Commissione Agricoltura su che cosa lavora? Può lavorare sulle segnalazioni per l'inserimento delle nuove aziende agricole che abbiamo all'interno dell'albo e poi si possono fare delle iniziative. Non possiamo sempre dire non ci sono i denari, perché qui secondo me è un'operazione che si potrebbe fare con pochissimi denari, proprio solo quelli di pubblicità e di cartellonistica, perché tutto il resto viene mettendo in campo una progettualità e delle iniziative. Per cui non ho nient'altro da dire se non prendere atto della disarmante politica dell'assessore, che è una politica del disarmo, cioè aspettiamo che arrivino gli altri da noi.